Buongiorno a tutti, come state? Vi ricordate che qualche settimana fa vi avevo pubblicato un video riguardante ad un'applicazione che si chiama Keto Cycle, l'applicazione Keto Cycle, dove vi facevo vedere come funzionava e di cosa si tratta. Praticamente un'applicazione che vi segue passo a passo nella vostra dieta chetogenica, calcolando macronutrienti, calcolando il vostro fabbisogno, calcolando tutto. Che cosa fa in più questa applicazione? Vi propone dei piatti. Praticamente voi non dovete fare altro che cucinare la pietanza che l'applicazione ti propone. Oggi cosa andrò a fare? Praticamente andrò a pescare qualche ricetta di questa applicazione e ve la faccio vedere, così riuscite a capire meglio di cosa si tratta e di cosa, che cosa, vi offre questa applicazione. Non farò tutte le pietanze perché sono veramente tante, quindi sono piatti per 7 giorni dal lunedì alla domenica, quindi potete immaginare quanti piatti vi propone l'applicazione. Io ne sceglierò alcuna e poi di altre vi farò vedere anche le immagini. Così entriamo proprio nel dettaglio di questa applicazione. Pronti per cucinare? Prima ricetta che mi è piaciuta veramente tanto. Allora, è la carne macinata di manzo fatta al forno con 2 uova. Praticamente avrete bisogno di 60 g di macinato. Io ho fatto il doppio perché poi la terrò da parte anche per il mio compagno. Quindi 60 g di macinato, sale, pepe. Potete scegliere di mettere anche altre spezie perché tanto le spezie non intaccano i vostri valori nutrizionali. E avrete bisogno di 2 uova. Andiamo a mettere il nostro sale. Io ho scelto sale rosa, ma comunque potete scegliere quello che a voi più vi piace. Andiamo a mettere il nostro pepe e mischiamo il tutto. Potete scegliere anche di mettere un pochino di prezzemolo oppure un po' di origano, perché tanto comunque vi dicevo che le spezie non vanno a intaccare i vostri valori. Mischiamo per... Allora, nel frattempo, scusate, ho acceso il forno e l'ho messo a 200 gradi. Prendo una teglia, adagiamo la nostra carne sulla teglia. Allora, io vado ad utilizzare le mani, comunque le ho lavate, quindi non preoccupatevi. Andiamo ad adagiare la nostra carne sulla teglia. E facciamo un piccolo spazietto per mettere le nostre uova. Comunque vedete voi lo spessore della carne, io lo faccio basso per non averlo troppo alto e per farlo cuocere meglio. Ricordatevi che mentre fate questa operazione di riscaldare il vostro forno a 200 gradi. Facciamo uno piccolo spazietto e andiamo ad aprire le nostre uova. Le uova potete anche salarle, anzi, vedete voi, io non mi piace tanto il sale, però se volete potete salare anche le uova. Lo facciamo cuocere per 15 minuti a 200 gradi. Questo è il risultato. 200 gradi, 15 minuti. Questo è il nostro risultato. Ovviamente io l'ho fatto per 2 persone. Le quantità giuste le trovate nell'applicazione. Una cosa sfiziosa che ci propone la nostra applicazione Keto Cycle sono dei cracker super facili da preparare e da utilizzare come spuntino. Allora, un uovo, 2 cucchiai colmi di o scaglie di grana o grana quello grattugiato, che tanto come valori non cambiano assolutamente di niente, sale e pepe. Vi deve risultare un composto del genere. A questo punto andremo a metterlo in frigorifero per farlo solidificare. Potete fare una palla con le mani oppure lasciarlo così. E lo lasciamo in frigorifero, scusate, per un'oretta per farlo solidificare. O frigorifero o freezer. Potete metterlo anche in freezer in modo che si solidifichi molto di più per poi andare a stenderlo.
Ora andiamo a metterlo in freezer per un'oretta. Andiamo a terminare i nostri cracker, li ho tenuti mezz'oretta in freezer. Non è più appiccicoso, ma per lavorarlo potete anche bagnarvi le mani. Andiamo a stenderlo, non troppo sottile. Comunque, se non riuscite a fare una forma proprio regolare, quadrata, rettangolare, fa niente, l'importante è che vi escono i vostri cracker, oppure anche forma non regolare, anche diciamo un po' una forma un po' mista. Allora, non li faccio né troppo spessi né troppo sottili, poi vedete voi in base ai vostri gusti. Se volete farli tipo micchetta, avete presente quelle micchette sottili sottili che si trovano nei supermercati, oppure un pochino più robusti. Allora, forno 180 gradi per 15 minuti. Comunque lo vedete anche dalla doratura o quando iniziano a diventare solidi, secchi. Ora cosa andrò a fare? Farò solo dei piccoli tagli senza toglierlo dalla carta. Ho girato il coltello in modo da non rovinare la carta. Anche se vengono, cioè, diversi, non è assolutamente un problema. Comunque sono cracker, poi andrete, potete farli più piccoli, più grandi. Potete anche bucherellarli con la forchetta. Non troppo a fondo, ma proprio in superficie. Andiamo a infornarli a 180 gradi per 15-20 minuti. Vedete voi quando diventano belli solidi. Non ho dimenticato di dirvi che non li toglierò dalla carta, ma farò direttamente così con la carta. Ok? Le ricette sono tantissime, potete sbizzarrirvi come più vi piace. L'importante è non trasformare troppo le ricette, perché comunque le ricette hanno i macronutrienti e i valori già calcolati, quindi non trasformatele proprio del tutto. Ad esempio, il grana e le scaglie di grana, io non ho utilizzato le scaglie ma ho utilizzato il grana, comunque i valori sono quasi uguali, identici. Quindi, se volete scaricare l'applicazione, potete andare a rivedere l'altro mio video dove vi spiego proprio dettagliatamente come funziona l'applicazione. Altrimenti, oltre a quel video, questo è dedicato proprio alle ricette e sotto al video trovate il link per scaricare l'applicazione. Ora vi lascio ad altre ricette, comunque sto cercando di farle molto molto semplici, quelle a portata di tutti, anche se tutte sono a portata di tutti. Questo perché? Perché quando voi vi registrate, l'applicazione vi chiede quanto tempo avete per cucinare, quindi in base al vostro tempo, io ho messo 30 minuti, in base al vostro tempo vi propone le ricette, quindi sono, se hai poco tempo per cucinare, le ricette sono super facili. Dopo andremo a fare dei pancake semplici. Vi ricordo solo una cosa, se avete l'eritritolo, l'applicazione vi propone l'oxilitolo, usate l'eritritolo. Una cosa semplice, banale, però usate l'eritritolo. Prossime ricette. Una cosa importante che volevo dirvi è che l'applicazione non vi propone le grammature, ma vi propone le tazze. È una cosa semplicissima, basta che andate su qualsiasi sito, anche su Google, e vi trasforma la tazza in grammi. Oppure un altro consiglio che io ce l'ho in casa. Praticamente esistono dei misurini che si possono comprare anche su Amazon,
che vi trasformano, si chiamano coop. Praticamente un coop ve lo trasforma in grammi, dato che in America usano tantissimo i coop. Questi misurini, che costano anche una cavolata, meno di 5 euro, sono fatti proprio in coop. Quindi quando vedete sull'applicazione una tazza che significa un coop, significa che prendete quello più grande, il coop più grande, e fate proprio una tazza con quel misurino bello colmo. Fate così in superficie in modo da averlo bello omogeneo e colmo senza farlo straripare. Quindi o trasformate le tazze in grammi e ve lo fa automaticamente qualsiasi sito che potete trovare su Google, oppure comprate questi misurini i quali vi aiutano a fare le vostre porzioni. Lo trovate sia su Amazon ma anche nel negozio dei cinesi. Costano proprio una cavolata. Ricette. Questi sono solo alcuni esempi di schermata che potrete trovare nella vostra applicazione una volta scaricata. Come vedete, una ricetta completa di tutto. Vi indica gli ingredienti, vi indica i valori nutrizionali e procedimenti. Questa è un'altra ricetta super squisita, pane nuvola. Praticamente avrete bisogno di 2 uova, 2 cucchiai di parmigiano, pizzico di sale. Montare gli albumi a neve fermissima. Una volta montati, aggiungere i 2 cucchiai di parmigiano. Passare ancora un po' le fruste e infornare per 5 minuti a 200 gradi. Passati i 5 minuti, aggiungi il tuorlo sopra, facendo un po' una fossettina sopra i nostri albumi montati. Metti il tuorlo, salalo e poi inforna per 5 minuti.